Cosa c'è di meglio di una limonata con questo caldo? Oggi ti spiego come farla, è facilissima. Prendiamo 4 limoni e andiamo a sciacquarli. E ora dobbiamo grattugiare i nostri limoni sui fori più piccoli della grattugia. Cara Diana, che cos'è che stiamo facendo oggi? Oggi prepariamo una bevanda freschissima che conoscete tutti quanti, ma non ve lo dico, vi lascio indovinare. Dai, ti aiuto anche io, Diana. Dai, dammi una mano, io ne ho fatti 2 e tu ne fai 2. Ok. Sui fori più piccoli, mi raccomando. Bravo. Questi, no? Giusto? Bravo. Ok. Una volta grattugiata la scorza, non rimettete in frigo i limoni, anche perché ci servono adesso, esatto. Vero Diana? Una volta grattugiati i nostri limoni, andiamo ad aggiungere 5 cucchiai di eritritolo oppure zucchero se preferite usare lo zucchero. Ovviamente se preferite la bevanda più dolce potete aggiungere più zucchero, mi raccomando. Assaggiate alla fine e vedete un po'. Aspetta, quanti ne hai messi fino adesso Diana? Ne ho messi 3. Diamo una mescolata. E poi mettiamo da parte, facciamo riposare per circa 10 minuti. Quindi riprendiamo i nostri limoni appena grattugiati, andiamo a tagliarli tutti a metà. Mi raccomando, utilizzate dei limoni non trattati, biologici, preferibilmente per questa ricetta. E ora spremiamo i nostri limoni. Ti aiuto a spremerli, Diana? Dai, visto che mi hai aiutato a grattugiarli, aiutami anche a spremerli. Bravissimo. Beh, dai, questo passaggio è facilissimo. Beh, direi di sì, dai. E ora prendiamo una ciotola grande come questa e all'interno uniamo il succo di limone, tutto, anche con la polpa che abbiamo spremuto, tutto, tutto. Poi aggiungo anche la scorza di limone con l'eritritolo. Diamo una mescolata. Senti che profumo. Sì, c'è un profumo di limoni, è qualcosa di pazzesco. E a questo punto aggiungiamo 1 litro di acqua naturale. Ma in realtà potete usare anche l'acqua frizzante in questa ricetta se volete. E adesso la facciamo riposare per circa 5 minuti per far intensificare bene i sapori. Ma prima di andare avanti, ragazzi, mi raccomando, mettete un mi piace al nostro video, condividetelo anche, supportateci perché a breve arriveranno tante belle sorprese per voi. A questo punto, dopo 5 minuti, possiamo filtrare la nostra bevanda, che secondo me avete già capito di cosa si tratta. Vero? Se sì, ditemelo nei commenti. Quindi prendiamo un'altra ciotola, sopra appoggiamo un colino e piano piano versiamo. Schiacciamo bene la polpa e la scorza, così filtriamo bene tutta l'acqua. E ora mettiamo la nostra limonata nella bottiglia di vetro. Guardate qui che bevanda meravigliosa che abbiamo ottenuto, perfetta per queste giornate caldissime. Adesso la mettiamo in frigo, così la beviamo poi fredda e ci vediamo tra poco. Ci sei? Sei pronto? Hai sete? Tantissimo. Hai caldo? Sì, sì, voglio anche la limonata. Allora direi che la limonata ci sta perfettamente. Prendiamo 2 bicchieri e andiamo a decorarli leggermente. Quindi io li passo nell'eritritolo, ma potete farlo anche con lo zucchero, questo passaggio. Poi fettina di limone per ogni bicchiere. Guarda che presentazione da bar proprio. E andiamo a riempire i bicchieri. Diana, una presentazione proprio da bar. Non so te, ma io ho l'acquolina proprio. Sì. Sarà il limone che crea questa cosa. Cin cin. Cin cin. Wow, buonissima. Wow. Mamma mia. Ci voleva qualcosa di fresco. Fatela perché è buonissima.